Sicuramente ci sono dati positivi e quindi quelli lì non mi ci fermo nemmeno un secondo perché mi piace soffermarmi invece sui dati, quelli che sono più critici. Io vi posso dire che abbiamo arrestato di più, ammesso che dire arrestato di più sia un dato rassicurante, però rimane il dato che qui c'è comunque preoccupazione, il tema della sicurezza è un tema che rimane sempre molto centrale e quindi poi la domanda diventa: ma tutti questi arresti, in totale noi come questura e tutte le espressioni delle specialità che sono qui presenti abbiamo arrestato quasi 5.000 persone, 4.750 persone esattamente. Gli indici sono in aumento. Chiaramente, avendo fatto delle performance particolarmente importanti, diventa difficile migliorarci. Un tema delicatissimo rimarrà quello della recidiva, e domani sarò più esplicito su questo tema qua, però è un tema, nel senso che ci sono persone che vengono arrestate più volte. Questo dato, insieme ad altre considerazioni, ci pongono delle domande rispetto ai presidi che noi abbiamo a disposizione per difendere la nostra città, la nostra Milano. Abbiamo effettuato quattro espulsioni del Ministro per Sicurezza Nazionale, abbiamo rimpatriato 362 persone, il che vuol dire essere riusciti a rimpatriare quasi una persona al giorno. Si tratta di persone che rappresentavano una minaccia per il nostro territorio. E questa è tutta attività chiaramente dell'ufficio immigrazione che fa un altro lavoro importantissimo. Tenete presente che il nostro ufficio immigrazione gestisce 500.000, dico 500.000, mezzo milione di persone in una provincia, in una città metropolitana che fa 3 milioni e mezzo di persone, di cui 310.000 sono quelli lì che sono a Milano. Tenete presente che io non mi sono documentato benissimo, però non so se gli altri capoluoghi, se c'è un capoluogo lombardo di 310.000 abitanti, credo di no. Quindi noi abbiamo una città nella città qui a Milano e questo numero è aumentato moltissimo. Mi sono levato la curiosità e vedere 10 anni fa uno dice: adesso noi abbiamo 310.000 stranieri regolari nella città di Milano, solo nella città di Milano, 10 anni fa noi ne avevamo 80.000 in meno. Quindi è cresciuto ancora di più questo numero estremamente importante.